Buongiorno ragazzi, allora vorrei dirvi buongiorno, ma non è un buongiorno. Ieri nulla è andato come doveva. Ieri avrei dovuto finire la parte di programmazione, inserire in piantina i mobili in maniera definitiva con Anna e studiare quali mobili deve comprare e quali mobili devo fare io, e poi finire lo scurone. Beh, una di tre. Sono riuscito a finire la parte di programmazione e neanche tutta, sempre per problemi che ci mi porto ancora dietro delle API che non sono state fatte in maniera definitiva. Lo scurone neanche l'ho toccato e gli arredi di Anna è una mission impossible se uno arriva per mettere gli arredi e non ha le misure di quello che deve infilare nelle stanze. Va da sé che se tu devi mixare mobili vecchi preesistenti che hai già e mobili nuovi che devi ancora comprare e mobili nuovi che devi fare in una stanza, quando vai a disegnare la piantina devi almeno, non dico avere le idee chiare su che cosa vuoi, ma almeno avere la misura dei mobili vecchi, così che tu possa almeno sapere cosa avanza di spazio per integrare i mobili nuovi. Ma no, tu arrivi e non hai le misure dei mobili vecchi, quindi di cosa stiamo parlando? Del nulla, un lavoro praticamente impossibile. Questo si traduce in ritardi, si traduce in impossibilità di decidere gli arredi da costruire, le relative misure e il relativo progetto. Ora sto andando in cantiere che avviamo tutta la parte idraulica dell'impianto della parte nuova, così almeno mi assicuro che gli scarichi e i carichi vengano messi giusti, perché almeno quelli sono riuscito a piazzarli. Oltre a questo c'è da dare un'occhiata anche a un problemino che non è un problemino che è saltato fuori sabato quando ho iniziato ad alzare il varco, scusate, tra i due muri portanti, perché lì il passaggio era a 2,20, doveva salire a 2,60 per far sì che il corridoio venisse tutto uguale, altezza finita a 2,40, ci spostavamo a 2,60 per poter mettere i faretti anche in quella parte lì, e quindi l'idea era, siccome c'era un passaggio tra i muri portanti, alzare e mettere due putrelle di rinforzo. Però è successo che sopra, appena abbiamo iniziato a sfondare, abbiamo trovato ad altezza 3,40 un arco. Quindi va da sé che essendoci l'arco, forse non ci serve neanche mettere le putrelle, perché apriamo leggermente sotto l'arco e l'arco farà sostegno. Però a quel punto, dato che sopra c'è l'arco, bisogna capire dove passare i tubi dell'impianto di riscaldamento, che sono due tubi del 20. Anche se in realtà su questo io ho ben poco da dire, perché c'è lo strutturalista che ci pensa, non è che mi metto a fare i calcoli io se sta sul muro o no. Poi, in teoria, oggi dovrei telefonare per sapere la data definitiva in cui arrivano i telai, la data sicura in cui arrivano i famosi telai delle porte che ci hanno bloccato settimana scorsa, anche se adesso non sono più un'urgenza, perché abbiamo prima l'impianto idraulico e solo dopo tireremo su le pareti a questo punto. Poi torno in laboratorio e spero di riuscire a mettermi a fare lo scurone a questo punto, perché non se ne parla di mettersi a fare i mobili nuovi finché non ho finito lo scurone e finché Anna non mi ha dato tutte le misure, nella speranza di non venire bloccato dalla programmazione perché finalmente magari sistemano le API. Quindi, buon lunedì. Vi ricordate l'idraulico che ha bucato tre appuntamenti per portare via quel calorifero enorme e ha rallentato tutti i lavori di demolizione? Vi ricordate l'idraulico che ci ha fatto chiudere l'acqua per tappare un tubo in pressione che poi si è rivelato morto, che non conteneva acqua, facendo perdere mezza giornata a noi e a tre operai? Vi ricordate l'idraulico che non si è presentato stamattina dopo 3 ore di ritardo? Bene, abbiamo un nuovo idraulico. L'impresa ha giustamente cambiato idraulico, sotto suggerimento, quindi abbiamo un idraulico che sembra così almeno, a prima occhiata, più in gambe, più serio, meno avvezzo alla canapa, che ha già fatto l'elenco di tutti i materiali per fare le tracce, e mentre gli operai stanno facendo tutti i vari passaggi, tutti i vari fori nel muro che lui ha bisogno, è andato a comprare i materiali. Quindi nei prossimi 2 giorni carico e scarico dell'acqua delle due servitù, perché in quella locale lì ce ne sono solo due, ci sono solamente due lavandini, più tutte le parti del riscaldamento, dell'impianto di condizionamento. Ora, sempre per ovviare al problema dei telai mancanti, che comunque devono arrivare, a noi servono entro mercoledì, per cui ho chiamato l'impresa, ho chiamato la ditta e gli ho detto che ci servono per venerdì, così almeno abbiamo un po' di giorni di scarto. Sempre per ovviare a questo problema, domani inizierò col muratore, con l'impiantista, a segnare le tracce a muro dell'impianto elettrico,
in modo tale che i muratori possano preparare il lavoro mentre l'idraulico finisce il suo. Così andiamo a inseguirsi e se tutto fila come si deve, anticipando ognuno il lavoro dell'altro, riusciamo ad andare a regime e a finire per fine mese almeno tutta questa parte, perché questo è l'obiettivo: arrivare a fine mese e aver finito tutta la parte nuova e spostarci in quella vecchia, così che Anna rimanga chiusa un mese. Beh, siccome c'è da fare tutto sto lavoro e per segnare l'impianto elettrico, è mandatorio avere la posizione di tutti gli arredi, non dico il disegno finale, ma almeno la posizione di tutti gli arredi con i vari moduli. Quindi adesso vado in laboratorio, prendo la sparachiodi, Anna mi sta raggiungendo, la inchiodo alla sedia dell'ufficio e la obbligo a stare lì fino a quando non abbiamo definito tutto. Tutti gli arredi, tutti i punti luce, esattamente tutte le prese di corrente che ha bisogno, che non ha bisogno, dove mette la scrivania, dove mette la sedia, dove appoggia la penna, dove appoggia il telefono a ricaricare, così che tutto sia definito, perché non piene le palle di perdere tempo a fare le cose a spizziche e bocconi con la sua concentrazione latitante. Quindi oggi niente show, perdo la giornata, niente show, niente scurone, spero non arrivi niente di emergenza di programmazione, ma preferisco di gran lunga investire una giornata e blindarla su questi argomenti che continuare a rompermi i coglioni a fare le cose a pezzi, che poi le cose non vanno assieme e sono tutti cazzi miei da gestire il cantiere. Quindi adesso appena arriva le diamo un caffè, una pillola di NTZ48, la faccio concentrare, mi siete testimoni, quello che decide oggi è definitivo, non si cambia più, così almeno poi io sono libero di seguire il cantiere, fare i mobili e non avere più a che fare con lei fino a fine lavori, perché così non riesco a mandare avanti le cose. Bisogna definire tutto una volta per tutte. Cosa vi devo dire? Così almeno se perdo la giornata di oggi, se Dio vuole, non perdo altre giornate a inseguire la roba. E poi mi devo solo dividere tra il cantiere e i mobili senza pensare a quant'aria fanno le mie palle. Ci vediamo quando ci vediamo. Miracolo dei miracoli. Allora, l'NZT non è che faccia proprio effetto su Anna, che perché dà il 100% di potenziale del cervello, ma quando il 100% è comunque meno del 50% del normale, non è che si possa fare molto. Però almeno siamo riusciti a stringere su tutta la parte nuova. Parte vecchia la vedremo quando è di dovere. Sono riuscito a fare un bel po' di lavoro, in pratica. Riuscito a definire tutti gli arredi e tutte le occupazioni delle cose da comprare e non, con tutte le prese di corrente dove vanno, una valanga in chirurgia per concedere un po' di libertà, tutte quelle sottopiano, soprapiano, insomma un po' tutto, dei mobiletti da, ovviamente solo della parte vecchia, da parte nuova scusate, la parte vecchia la vedremo quando sarà il momento, tanto manca poco più di un mese, il radiologico tutto, la definizione di tutti quei mobili che invece sono da comprare e quindi scheda d'ordine per quello che riguarda i mobili da ordinare all'impresa che li fa, perché come vi ho già detto i mobili delle sale da visita sono mobili di metallo, non sto a farli io, è inutile usare, non posso usare roba IKEA, quindi questi andranno comprati, così come il carrello anestesiologico che ovviamente non posso fare io queste cose, ma la ficcanza è che sono riuscito a blindarla anche sulla scelta parziale di qualcosa di qualche una sorta di stile di quello che devo fare io, cioè le due scrivanie per le due sale da visita e i mobiletti per lo spogliatoio, che hanno un disegno un po' particolare, ma quando è il momento ve lo faccio vedere. Ora io questi, questa e questo, o meglio questo e questo, potrei già iniziarli, e questo prima un modellino perché non riesce a immaginarlo, però ci sono, ho pronto tutte le carte domani per segnare a muro l'impianto elettrico di dove va, così che si possa iniziare a fare le scatolette a prova di idiota. Ma la bella notizia è che Anna, partita dall'idea di fare tutto il laminato bianco, tutto fottutamente neutro, mi ha dato ascolto e l'ho convinta a usare sulle superfici orizzontali delle scrivanie e forse anche sulle verticali dei mobiletti dello spogliatoio, più altre cosine qua e là, un materiale che impreziosirà un po' e ci sarà da fare una lavorazione un po' interessante. Un materiale che mi avete già visto usare, che è questo, che è il forbo, per chi non se lo ricordasse. Il forbo, che è questo linoleum per forniture. E adesso il colore scelto così a video è lo smoky blue. Però ho già chiamato l'azienda e mi sono fatto mandare il catalogo che arriva nei prossimi giorni. Quindi appena arriva il campionario ve lo faccio vedere. Ora io potrei anche finire qua.
e andare a festeggiare con un birrozzo il doppio successo, il successo di essere riuscito a incastrare Anna a risolvere queste cose e aver trovato mezz'ora per concludere la sessione di programmazione. Perché io ieri ho lavorato tutto alla cieca con i dati moccati, dato che la API non funzionavano, perché non sapesse dati moccati vuol dire che anziché aspettare che i dati arrivino al server si mettono dentro forzati a mano e poi si incrocia le dita che il server restituisca lo stesso tipo di dati. Oggi hanno sistemato le API, io ho cambiato due numeri da 2.1 a 2.2 dell'API e tutto ha funzionato liscio, quindi potrei festeggiare. Però siccome sono ansioso di mettermi a fare sti mobili e finché non ho finito lo scurone sti mobili non li inizio, vado a dare una grattata allo scurone, così almeno vedo di portarlo un po' avanti e levarmelo. Ma prima ringrazio Nicola che mi ha regalato dalla lista Amazon i sacchetti sottovuoto per i filamenti e per le bistecche. Lo dice lui nel biglietto, dice che se non vanno bene vanno bene anche per le bistecche. Grazie Nicola. Così a uso duro, che c'è cioè, tutto in un unico colpo, tutto in un unico fiato, in un'unica ripresa che neanche Michael Crichton ai tempi di AR, quando faceva i piani in sequenza da 30 minuti. Tutto completamente pulito, tutto tranne questo. Adesso però quelle non le faccio perché sono le 8:20, le faccio domani, adesso però vado a farmi la mia meritata birra, anche perché è un ciccinin di ore che sono sveglio. Quando è stato l'aperitivo? Più o meno. Domani un appuntamento con l'impiantista per segnare tutti i vari punti luce, tutte le varie prese di corrente è alle 11, il che non vuol dire che posso certo dormire fino a tardi, ma vuol dire che posso andare avanti un po' questo. E ragionavo, guardando il calendario, che è quasi finito il periodo della noia che mi tiene lontano dallo show o che almeno mi costringe a fare salti mortali, perché la sessione di programmazione, salvo debug, è chiusa. Questo lavoro qua è l'ultimo noioso. Anna ha di fatto deciso i mobili, quindi la mia lista non può andare avanti, ma può andare avanti la sua, con delle cose ficcantelle, il tempo di far arrivare i materiali. E quindi, miei cari lamentoni dello show noioso, tra un po' non potrete lamentarvi più di niente e dovete andare a migrare verso altri lidi. E poi, giovedì, io non posso dire niente, ma giovedì c'è della ficcanza. A domani. Dopo queste due orette di ficcanza mattiniera, andiamo a segnare l'impianto elettrico. Dai, cantiere, impianto elettrico, poi devo andare dalle Roamerlane a prendere altre stecchette per finire questo infisso, devo ancora finire di grattare questo, devo andare in ufficio a piare il catalogo del Forbo che è arrivato, devo forse accompagnare a scegliere i mobili, produrre i disegni tecnici delle due scrivanie e dei mobiletti dello spogliatoio, fare la lista tagli, andare alla Sila, una giornatina, e magari chiamare anche il parrucchiere, forse. Allora, sto calcolando tutti i tempi sbagliati questo lavoro. A segnare l'impianto ci ho voluto molto più tempo del dovuto, però sono riuscito ad andare con Anna a prendere le stecche che mi servono per finire questo lavoro qua e a far fare il preventivo dei mobili delle due sale da visita che ci sono. Il problema è che sto facendo troppa roba. Mi sono dimenticato completamente l'appuntamento alle 3
qua per la revisione della caldaia. Quindi, da dopo i mobili siamo venuti qua e io dove ho il furgone? In ambulatorio. Quindi adesso aspetto quello della caldaia e poi mi tocca andare in ambulatorio, riprendere il furgone, tornare qua e magari chiudere sto lavoro. Ma ho deciso una roba e Anna se ne farà una ragione. Con sto lavoro stasera vado avanti fino a quando non stramazzo al suolo, fino a stanotte. Così almeno se mi sbarazzo di sto lavoro posso poi concentrarmi sui mobili, che sono più lunghi perché sono anche da progettare. Perché un conto è fare lo schizzetto, un conto è fare il progetto realizzativo. Già che viene quello della caldaia, giusto per aggiungere un po' di ciccia al fuoco, voglio chiedere io una caldaia Beretta con il... non mi viene il nome, sempre della Beretta. Quanti fili ha? Perché mi piacerebbe quello, che ricordo essere la caldaia che non comanda il riscaldamento questo, ma comanda semplicemente i caloriferi di qua, i caloriferi camera da letto, i caloriferi in bagno, i caloriferi qua poi sono anche sempre spenti, se posso sostituirlo con uno domotico. Perché mi piacerebbe mettere qualcosa di domotico anche per quell'aspetto lì. Giusto per aggiungere un po' di carne al fuoco, un po' di ciccia, perché sennò c'è troppa roba, poca roba da fare. Perché presto anche lì in bagno ci sarà un lavoro da fare. Intanto mi avete fatto due domande, di cui una molto interessante. La prima domanda, che è un po' che non vi faccio vedere il cantiere, adesso quando torno magari faccio due foto e faccio un post, perché siamo andati parecchio avanti. Ci sono già giù tutti gli scarichi, sono tirati i tubi di riscaldamento, il nuovo idraulico è velocissimo, l'elettricista speriamo sia veloce uguale, così quella parte lì va tutto assieme e per la settimana prossima dobbiamo aver cementato tubature e tutto. E quindi possiamo andare con la costruzione delle pareti. L'altra domanda è invece quali sono le caratteristiche che un'impresa deve avere, quali sono le caratteristiche che tutti i professionisti devono avere per essere considerati buoni, al di là della puntualità, al di là nella mia stretta esperienza, al di là della puntualità, del capire al volo che c'è da fare, la disponibilità, il fatto che telefonino per ogni singolo problema e non prendano decisioni è un valore aggiunto, ma la chiave di tutto è maestranze con mutanda vita alta, perché sennò passate tutto il cantiere a guardare la spacca del culo di quelli che sono seduti per terra. Allora ragazzi, mentre aspetto quello da caldaia vado un po' avanti qua, così magari riesco anche a togliere la vernice agli ultimi sei listelli. No, una domanda, mi serve aiuto per una cosa che non vengo a capo e non ho il tempo di fare granché ricerche, per cui sicuramente qualcuno di voi lo sa e mi può evitare l'ennesima cosa da fare. Rubinetti a fotocellula, non rubinetti elettronici, cioè con la temperatura impostabile elettronicamente, solo a fotocellula, quella che metti sotto le mani e si apre, autogrill per intenderci. Hanno bisogno l'attacco alla 220 o c'è tipo una batteria? Ok, grazie a tutti per le risposte, ne esistono sia a batteria che a filo, e sceglieremo a batterie, che è vero che c'è la menata di dover cambiare la batteria, però almeno non devo far fare una nuova per disposizione, tanto visto che quelli della Grohe, che sono pure figherrimi, sono a batteria. Ora, caffè, pisci cani, torno in ambulatorio a recuperare il furgone, torno qua, tour de force, per finire l'infisso o portarlo avanti il più possibile. Mi verrete a raccogliere col cucchiaino un giorno di questi, ragazzi, col cucchiaino. Ragazzi, una cosa al volo, che poi devo scappare di nuovo in laboratorio, se no non finisco più quel lavoro lì. Cantiere. Sono stati posati tutti gli attacchi per il riscaldamento, a terra, tutti gli scarichi. Qui sarà da fare un mobiletto, che vi farò vedere più avanti. Insomma, sta tutto procedendo come si deve. Qui lo scarico dell'altro lavandino. Tutto va a soffitto, poi si infila qua, dove qua ci sarà sopra la macchina per il riscaldamento. Mi avete già chiesto informazioni anche su questa, ve lo dirò quando la vedrò, o meglio quando la installeremo. E niente, sta procedendo tutto. Con le pendenze ci siamo riusciti a stare veramente veramente al pelo, ragazzi. Abbiamo avuto il culo di trovare una braga là in fondo, che però per i 4 metri, siccome qua al centro, sotto nel pavimento c'è una volta, perché come vi dicevo sotto c'è un appartamento, c'è una volta, riuscire a fare la pendenza di 4 cm di 4 metri è stata dura, però va avanti. Lì è dove abbiamo trovato sotto un arco, lo vedete, ve lo faccio vedere adesso meglio di là. Siccome quell'altezza lì dobbiamo portarla a 2,60, abbiamo detto quindi bisogna alzare, siccome c'è un arco, tutto quel muro lì che hanno fatto per riempire l'arco, dobbiamo mettere una putrella. Peccato che scava, abbiamo trovato, oltre alla tappezzeria di nonna papera, abbiamo trovato che in realtà hanno coperto l'arco in maniera completamente cava. Quindi semplicemente faremo così, porteremo via tutto ciò che è stato aggiunto al completamento dell'arco, rimarrà l'arco e qua lasciamo libero.
l'arco verrà liberato, noi non potremo utilizzarlo, ma tutto comunque la parte liberata sarà coperta dal cartongesso, quindi non dobbiamo stare a mettere le putrelle a romperci le palle, perché l'arco rimarrà intero e non verrà toccato. Solamente il suo riempimento verrà tolto del tutto, invece che rinforzarlo, dato che non ci serve. Torno a grattare l'infisso. Allora, mentre sono in coda, benedetta Milano, mi ci mancava la coda, rispondo a una domanda che mi avete fatto su una cosa che ho detto prima, poi non ho aggiornato, così poi arrivo in laboratorio, mi metto a fare lo scurone e la smetto di parlare, perché sennò non finisco più. Caldaia e domotica, niente da fare, o meglio, si può fare, ma la caldaia è molto vecchia, quindi dovrei mettere un termostato domotico in parallelo a quello. Francamente per me non ne vale la pena, perché l'acceso e spento arriverebbe sempre dal termostato della caldaia e l'alto mi regolerebbe solamente gli orari e non la temperatura di massima, quindi totalmente inutile, è troppo vecchia la caldaia. Rimando tutto tra testa di un paio d'anni, quando la caldaia sarà da cambiare. Quindi per adesso domotica no way, si usa il ditino. Giusto per completezza, avevo valutato o un Nest oppure un Netamo, che ha anche le valvole sui singoli caloriferi. Non so voi, ma io a posto così, grazie. Allora, complice il fraccaro, che regala sempre ficcanza temperata, anche perché ci sono 22 gradi, il 32% umidità, ho dato una prima mano a tutto entrambi i lati. Allora, l'orario che vedete in sovraimpressione è per il Mirko di turno, che asserisce con una certa arroganza e parecchia sicurezza che le mie storie sono certamente preregistrate in giorni diversi, perché non è possibile fare tutte queste cose in un giorno solo, avere energie bla 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 bla. No, mi spiace, qua è tutto live, o meglio, è indifferita di quei 35 minuti, cosa che mi serve per gestire la storia. E forse non sono io eccezionale, ma tu che sei un pusillanime. Manca solamente montaggio, seconda mano, trattamento della ferramenta, perché non è ancora trattata tutta, cioè Bruno mi ha trattato tutti i pezzi piccoli che stavano nella sabbiatrice, ma non il bastone lungo, e poi basta, questo lavoro è finito. Prima però, ore 7:00, cantiere. A domani. Buongiorno Mirko, sono le 7, sto andando in ambulatorio, in cantiere, ne ho per un paio d'ore. Oggi non di più, spero di cavarmene in un paio d'ore e che tutti arrivino in orario. Allora, il programma di oggi è cantiere per un paio d'ore, poi torno, finisco il maledetto scurone con relativa ferramenta. Finito quello, ferramenta e montaggio, ferramenta e seconda mano, io direi che posso fare un lavoro rilassante, cioè potrei mettermi a progettare. Ho un po' di roba da progettare per Anna e non, un paio di bozzetti da preparare per un paio di collaborazioni che devono entrare, che andranno in essere, di cui non vi ho ancora parlato, vi ho giusto accennato qualcosa. E poi mi chiedevo una cosa ieri sera, per quanto riguarda i tre mobili iniziali che devo realizzare per Anna, i primi tre da cui partire, che sono armadietti dello spogliatoio,
scrivania della sala 1 con piccola libreria integrata e scrivania della sala 2 non si sa ancora se con piccola libreria o no, perché lei non è convinta. Ad Anna non basta per capire quello che propongo, i miei soliti schizzi in assonometria e un po' tutti pasticciati, quindi dovrò per forza a sto giro realizzare un 3D. Mi piegherò e realizzerò un 3D. Però mi domandavo, ma si riesce, o meglio, si riuscirebbe con la stampa 3D a fare dei mini modellini in scala, magari anche in scala 1:10, libreria 180, diciamo sì, dei mini modellini in scala di quello che le sto proponendo? Tanto una volta che ho fatto il 3D, più che altro la domanda sulla realizzabilità riguarda la finiture particolari, cioè nel senso, è vero che nessuno di questi comprende maniglie o roba strana da dover stampare in 3D, perché sono sostanzialmente parallelepipedi, forme geometriche semplici, però come risulta alla fine, poverino? Perché se faccio dei modellini in legno piccole sono sicuro della giusta riuscita, però magari in 3D non dico che me la cavo prima perché ci mette più tempo, però rifà la macchina. Vabbè, ci proviamo, penso che proverò almeno su uno dei tre arredi da fare, proverò a fare questa cosa. L'obiettivo della giornata, ah no, dopo il cantiere vado anche in ufficio a pigliare il catalogo del forbo, così sceglie il forbo che da ordinare, poi è sempre lungo. Comunque dicevo, obiettivo della giornata, arrivare alla definizione dei tre progetti dei mobili da costruire e magari già le tre liste di taglio. Così se nei prossimi giorni riesco a incastrarla, andiamo alla Sila e sceglie il melaminico, anche se penso che userà melaminico bianco, nulla di più. Poi devo ordinare anche i giunti smontabili del domino che ho finito, perché sarà ovviamente tutto smontabile, se no faccio i mobili e poi dalla porta non ci passo. Una cosa ho da chiedervi, allora, devo restaurare o ripristinare o comunque migliorare dei pezzi che lei in ambulatorio, e molti sono di metallo, che vuol dire semplicemente scrostarli e riverniciarli, niente lavoro di saldatura. Io non conosco nessuna marca di bomboletta per metalli accettabile, o meglio, la Lower Pro che uso io non va bene, non è fatta per il metallo. Mi consigliate una marca di bomboletta per metalli con un buon campionario colore che valga la pena comprare, cioè che sia decente di qualità, perché proprio non ne conosco. Grazie, ci vediamo più tardi. Eccoci, allora, cantiere avviato, risolto, tutto a posto. Fino a lunedì nessuno dovrebbe rompermi le balle. Fino a lunedì, perché fino a lunedì ci impiegheranno a fare tutte le tracce per le scatolette elettriche, tirare i cavi idraulici elettrici, di quella parte lì ovviamente, e cementare il tutto. Per cui fino a lunedì posso, non dico rilassarmi, che è un'utopia, ma almeno concentrarmi su quello che devo fare. E quello che devo fare cos'è? Portare avanti il più possibile i mobili e quello che posso andare a modificare della lista, considerando il fatto che non è che posso portare via ora roba all'ambulatorio perché stanno ancora lavorando, anche se un paio di cose, dato che non hanno interventi specifici in vista, posso portarle via. Ma subito direi di risolvere lo scurone, così risolto lo scurone, pomeriggio si va di progettazione. E magari si fa, se riesco a progettare abbastanza, almeno uno dei due mobili e a fare anche un 3D, anche una prova con la stampa. Allora, l'infisso è dipinto, l'infisso, lo scurone è totalmente dipinto, seconda mano sia da una mano che l'altra, seconda mano sia da un lato che dall'altro. La ferramenta, allora, questi sono i pezzi a cui Bruno mi ha tolto tutta la vernice, qua completamente, qua il più possibile, esattamente come era per l'altro scurone, le squadrette no perché non gliele avevo portate, ma il vero problema è il pezzo lungo, perché il pezzo lungo non ci sta nella cassetta, diciamo, per come si dice,
non verniciare, non sverniciare, ma sabbiare, che aveva Bruno. Quindi devo in qualche modo togliere tutta sta vernice qua. Allora, io dubito che con la pistola a caldo funzioni. Secondo me ci vuole una bella dose di sverniciatore. Provo prima con la pistola, vediamo, ma secondo me poco o niente. Poi tutto è da trattare con le solite spazzole e poi può essere rimesso su, prima la finitura. Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo! Se solo sapessi saldare, ragazzi. È veramente una pecca e un rammarico e proprio un... cioè, il fatto di non saper saldare a volte mi rompe proprio i coglioni. Prima o poi mi ci butto. Perché il ferro, comunque a me, a discapito dello sporco, dello schifo e della merda che produce, anche perché adesso mi sono lavato la faccia, ma prima ero tutto completamente nero, il ferro è un gran bel materiale. Comunque ho dato a tutto, li ho carteggiati, li ho puliti esattamente come prima, in modo che abbiano questo sapore un po' medievale, mi è venuto in mente dopo che ho visto l'altro, è un po' medievale. Gli ho dato sul protettivo che però ci mette 8 ore, quindi finito domani avvito la ferramenta, domani mattina. E poi primi e ultimi scuroni di tutta la mia vita. Le finestre in ambulatorio sono due, ma per fortuna solo una di scuroni, mai più. E ora finalmente posso dedicarmi a un'attività che si fa da seduti. Posso andare di là e mettermi a progettare con tutta calma. E soprattutto un'attività che si fa da soli. Perché al pari di come un qualsiasi altro onanismo, anche la progettazione si fa in solitaria. Quindi direi che ci vediamo se finisco tutto. Se decido di fare il modellino stampato in 3D, ma devo prima aver finito, ci vediamo più tardi. Se no, ci vediamo direttamente domani. Sarà difficile che io finisca tutto. Ho solamente uno schizzettino al volo. Non ho ancora pensato niente. Quindi più facile che ci vediamo direttamente domani.